gaming. Ora vi spiego che cosa facciamo stasera. Senti, alla mia prima live ti trovo così. Immagino che sia la normalità, è la totale normalità, Vaso. Vaso, benvenuto in live, totale normalità. Preparati perché potrebbe andare peggio, soprattutto adesso che iniziamo a fare il gaming. Allora, benvenuti su Streamers Court, vi spiego brevemente come funziona questo gioco. Praticamente ci sono delle situazioni nella vita in cui uno commette dei crimini e deve presentarsi alla corte d'appello d'Assisi per essere imputato di 16 omicidi. Di solito noi queste persone le dovremmo dichiarare colpevoli, ma oggi, signori, è tutto nelle mie mani e persone del genere saranno dichiarate innocenti. Sto scherzando, raga, sto scherzando, state calmi. Allora, è un gioco molto bello. L'altra volta ci siamo divertiti un botto. Ombrellino, mi devi registrare l'audio saluto. Lo so, lo farò, te lo giuro, io sto impazzendo. Grazie infinite a Ombrellino per i 5 mesi e grazie Cori per 2 abbonamenti regalati. Mua. Vi spiego come funziona questo gioco. Innanzitutto, tra l'altro, tra 7 abbonamenti mi taglio un piede. Ovviamente, lo faccio davvero, considerato quanto sono caotico stasera. Mi taglio un piede in live, così, perfetto. Cori pazzo, è pazzo. Allora, questo gioco è incredibile. L'abbiamo portato anche sul canale di gaming, se non l'avete recuperato, punto esclamativo gaming. Ma oggi, mi taglio un piede in live, Magus. Sono pazzo oggi, sono tutto pazzo. Allora mi sappo subito. Allora. Sto tutto pazzo. Piedi reveal? Potremmo. Ma poi il piede lo vendi. Lo sapete. Allora, non si deve entrare. Come funziona questo gioco? Praticamente verrete chiamati a caso dalla chat. L'unico modo per essere chiamati è scrivere un messaggio negli ultimi 30 secondi. Verrete pescati dalla chat e verrete accusati di un crimine. E questo crimine verrà giudicato dal sottoscritto. Ma fermi, non è finita qui. Verrete giudicati, la persona imputata, il sospettato in questo caso, verrà giudicato anche dalla chat e giudicherà la mia decisione. La mia decisione è definitiva, ma voi potrete decidere se io ho detto una cosa giusta o ho detto una cosa sbagliata. E nel caso sarete d'accordo con me, io guadagnerò dei punti. Nel caso sarete in disaccordo, perderò dei punti e sarò classificato come The Clown of the Skibidi Toilet. Ta-da! Gaming. Ragazzi, ma come, in che senso? Verrete chiamati a caso dalla chat nel gioco. Nel momento in cui verrete chiamati... No, non sono assolutamente un giudice affidabile, ma soprattutto i crimini non saranno affidabili. Verrete chiamati dalla chat, verrete posizionati all'interno del gioco e avrete la possibilità di difendervi. Quindi nel momento in cui vi chiamo, io vi chiamo nella chat, e voi scriverete un messaggio per difendervi dalle accuse che vi farò e apparirà nel gioco. Se le accuse saranno convincenti, potrete convincermi e potrete, insomma, farmi cambiare il mio giudizio. Nel caso le vostre accuse non saranno convincenti, mi dispiace. Slap. Ok? Non so difendere. Oh no, non ripeterò. Lo ripeterò diverse volte. Ma ora non è il momento. Allora, giudicate... Io sono il the top... Allora, innanzitutto, ordine nella mia aula. State calmi, ok? Vi spiegherò ogni volta che cosa dovrete fare. Lo spiegherò piano piano, così nel caso apparite. Tanto voi finché non apparite... No, ti ammazzo, Magus, te lo giuro, ti do un pugno sulla tempia. Ti stuto per... Ti spengo i circuiti. Scusa. Bello sto martelletto, lo so, è il mio martello. Allora, per difendervi avrete i bellissimi 60 secondi canonici. E invece voi, dalla chat, per votare dovete tipo premere uno, dovete mettere uno o due, quindi... Allora, per il custom, io ho la mia bellissima lista che è questa, dove io ho scritto le mie varie accuse, che appariranno nella cosa, il fatto è che non me le ricordo. In ogni caso... Hello creatore, questa volta non ho l'ammontare di punti per fare la ricorruzione. No, ragazzi, non premete a caso nella chat dei numeri, per piacere. Allora, state calmi. Vi dico io che cosa fare nel momento in cui bisogna farlo, va bene? Buonasera, Bentley, non ti avevo salutato. Signore e signori, è il momento. Allora. Benvenuti.
Eri cattivo quando hai scritto le accuse. Ero caotico quanto, ne so, quanto lo sono adesso. Abbastanza, credo. Allora, Palmucci, buonasera. Fermi tutti. Si comincia. Vedremo chi viene chiamato a rispondere. Kyle 150 Ita. Kyle 150 Ita, spero tu sia in chat. Il sospettato si presume abbia praticato il summing nel 2023. Il sospettato è sotto processo per essere un normie. Non lo so, Qua è bruttina, Qua è bruttina, Kyle. Allora, Kyle, in chat. Allora, Kyle, scrivi il tuo messaggio per difenderti in chat. Abbastanza brutto, il summing nel 2023. Sei proprio normie, Non so cosa sia un normie. Normie è... è quello che direbbe un normie. No, è esattamente quello che direbbe un normie. Non ci posso credere. Ok, colpevole. È grave, è gravissimo. Non ci posso credere. Allora, un normie per la chat è colpevole comunque. Non capisco. Allora, praticamente un normie è colui che usa dei meme morti, gli fa ridere roba cringe. E dato che il summing era famoso tipo 4, 5, 6 anni fa, rifarlo nel 2023 ti cataloga come un normie. Cioè quello lì che dice cose cringe, fa il meme della trollface, capito? Quindi è terribile. L'unico problema è che non sapere cos'è un normie ti cataloga immediatamente come normie. E questa cosa non è possibile, non è possibile, mi dispiace chat, mi dispiace, batto il mio martello. Colpevole. Mi dispiace Kyle, sicuramente verrai ripescato con un'altra accusa, ma questa ti devo catalogare come fottuto colpevole. Perfetto, chat. È il vostro momento. Premete 1 se volete. Se lo volete. Non mi ricordo se è colpevole. Aspettate. Allora, 0 per colpevole e 1 per innocente. Vediamo che cosa pensa la chat del mio giudizio. Bad ending. Bad ending. Totale bad ending. Allora. Ammazza. Vedo un sacco di zeri. Però vedo... raga, cos'è 2? Cos'è 2? È brutta, Allora, Kyle. Come si scrivono i numeri? Praticamente dovrebbero essere sulla tua tastiera. Sono quelli strani. Sono strani, sì. Sono strani i numeri. Sono strani forte. Allora. Questa volta, signori. Questa volta. Io... ho fatto un giudizio giusto. E la giuria popolare ha detto che io sono un bravo giudice. Grazie ragazzi. Mi merito un applauso? Mi merito un applauso. Perché no? Perché no? Allora signori, come fai a summare nel 2023? Non lo so bro, cioè per me è un... abbastanza brutta la situazione. Allora signori, allora andiamo avanti. Mi spiace Kyle, mi spiace tantissimo. Ti voglio bene lo stesso. È vero, ma sono innocente. È troppo... Palmucci! Palmucci, Il sospettato è stato visto mettere mi piace ad una vignetta. Vignetta, non li chiamiamo meme. Di tua madre è leggenda. Palmucci è sospettato per... Mio Dio, bro, ma che fai? Palmucci. Puoi difenderti. Hai la tua difesa. Falla valere, mi raccomando. Allora. Verrete pescati a caso dalla chat, quindi non dovete fare niente. Non ti preoccupare, la rompiballe. Verrete pescati a caso. Palmucci. Come sono incinta? Ma che razza... Scusami, ma che razza di difesa è sono incinta? Perdonami.
che vuol dire poi sono incinta? Ma non sei normale? Ma non è una difesa? Cioè ti posso lasciare il posto libero sull'autobus? Ma non è che ti posso... Ma come assolto dalla chat? Ma come? Che vuol dire? Stai mettendo in prigione una donna incinta? Che vuol dire che non posso mettere in prigione una donna incinta? Non ho capito sta cosa. Colpa degli ormoni, su dai, è stato un piccolo... Funziona così, non funziona. Oddio, la giuria popolare la vuole innocente. Palmucci, Dio santo. È così, fine, niente pretese. Sì, ma un post è di tua... È il, la vignetta di tua madre leggenda, raga. Cioè, ma come vi permettete? Che pessimo giuria... Va bene, va bene. Giuria popolare. Per me è innocente perché è incinta. Io non so. Chat, votate 0 se volete colpevole e 1 se innocente. Io non... Io, no, ragazzi, non mi sono permesso, non mi sono permesso, davvero. Non colpevole, giusto perché non voglio essere linciato dalla giuria popolare. Non ci posso credere. Ma tutti innocenti state mettendo. Ragazzi, voi non siete una giuria popolare attendibile. Dio santo. Allora, Lord Amaka, grazie mille. La vignetta di tua madre leggenda. Sì, sì. Palmucci è innocente. Grazie, Lord Amaka, dei 6 mesi. 6 mesi di spoiler, perché ti faccio gli spoiler sul Discord. Ecco, l'ha fatto per il meme. L'ha fatto per il meme, giuro, eh. Niente ragazzi, oggi Palmucci se ne torna a casa perché è incinta. È incinta ragazzi, è incinta. E che dobbiamo fare ragazzi? Ma sono cose che succedono, sono cose che succedono. Do it for the vine. Allora, andiamo avanti, va. Andiamo avanti. Vediamo chi si affaccia alla porta. Ash, un'altra volta. L'ultima volta che sei stato giudicato colpevole o innocente. Vediamo, vedremo Ash. Il sospetto possiede una collezione di numero 157.944 carte di Yu-Gi-Oh! E fin qua. Il sospettato è stato denunciato dalla madre perché ha 36 anni e vive ancora con lei. Allora, bro, spero, Ash, che tu abbia una buona giustificazione. 36 anni, 157.000 carte di... 158, diciamo, arrotondiamo per difetto. Ash, difenditi pure in chat, per favore. Innocente perché non ha 36 anni, quello sono io. Allora, a me shut up baboon. Allora, innanzitutto questo è oltraggio alla corte che potrebbe risultare in un aggravante del fatto che se per ora colpevole, shut up baboon, proprio, oh, oltraggio alla corte, ordine. Hai ancora una possibilità, 30 secondi, tutti tuoi. No. Partiamo male però, partiamo malino, 158.000 carte di Yu-Gi-Oh, 36 anni, qua la cosa un po' mi puzza, Innocente ha detto quello che ti merita. Ah, mi scusi, perfetto, hai ancora 10 secondi, se vuoi difenderti, però sulla base solo di questo, non so Ash, le uso per accendere il camino. Allora, ragioniamo. Abbiamo iniziato malino, chat. Potrete convenire con me che arrivare alla corte, la corte a due gambe, e dire shut up baboon mi sembra un tantinello eccessivo, ok? Ok. Secondo, le accuse. 158.000, arrotondate per eccesso, carte di Yu-Gi-Oh! Una collezione niente male, si poteva fare di meglio, ne sono certo.
ma 36 anni e vive ancora con sua madre. Tra l'altro, denunciato dalla madre. E posso capire, dopo che ha detto "Shut up, baboon", che la madre deve essere proprio esasperata. Allora. Allora, possiamo arrivare a un accordo. Multona per oltraggio alla corte. Questa non te la toglie nessuno, anche se ti sei scusato. Multona. E devi andare via di casa. Se non vai via di casa, c'è proprio l'ordinanza restrittiva che devi andare via di casa e tornare solo durante le feste. Se sei d'accordo così, Ash... multa ovviamente 180.000 euro è la multa per oltraggio alla corte. Se tu sei d'accordo così, abbiamo chiesto se fosse... Non chiedete se sei incinta, per favore, eh? Cambierebbe tutto. Cambierebbe tutto. Accetta. Perfetto, chat. Allora, ha accettato una multa di 180.000 euro e andrà via di casa. Per questo metto non colpevole. Scrivete in chat 0 o 0 se colpevole o 1 se innocente. L'ho dato innocente, ma gli ho fatto una multona. Ok? Ok. 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 Ragazza incinta. No, mi spiace, il giudizio è già stato fatto. Non cominciamo con l'incinta, eh? Ragazzi, qua non va bene, eh? Secondo me ha senso, perché comunque, vabbè, l'ha denunciato la madre, non voglio che vada in galera, dai. No, va bene, ci sta. Ci sta. Ci sta. Sì, sì, non ti preoccupare, Lele, tranquillo, ti rispondo. Scusami, ma sono stato in full editing questi giorni. Tanto i soldi sono dell'andrangheta, Ads. No, cosa? Vabbè, comunque sono soldi allo Stato. Sono soldi allo Stato. Nessun problema, i soldi sono dell'andrangheta. Allora, signori, non facciamo associazione a delinquere, per favore, eh? Mi dispiace, eh? Ordine in chat. Niente associazione a delinquere. Per favore. Un pochino sospetto. Ho detto sospetto, capito? Sospetto, sas. Andiamo avanti. Vediamo chi... Chi c'è? Parallelepiped 08. Dura, eh? Allora, alziamoci, rimbocchiamoci le maniche. Questa è tosta, eh? Ve lo dico. 08 è minorenne. 18. Come? 08 è minorenne. Aspettate, fa la calcolatrice. 2023 meno 2008. 15 anni. Allora, comunque nell'accusa sto facendo il meme, dai, Magus, su, dai. Allora, Parallelepiped. Innanzitutto, il sospetto 19 anni. Sta scritto tra parentesi, eh? Ok. 8 sta per 1908, corretto. Il sospetto, 19 anni, sostiene che FNAF non sia per bambini. Il sospettato è sotto processo per pedofilia aggravata. Allora, Parallelepiped. Pronto con la difesa. Da vera calabrese non mi prenderai mai, latitante per 10 anni. Ieri ho visto letteralmente un servizio sui latitanti su Italia 1. Allora, Parallelepiped, prego, presentati in chat, scrivi un messaggio e difenditi da questa grave, grave, gravissima accusa. Pedofilia aggravata. Quindi questa è un'ammissione di colpa. Guarda che devi difenderti, non ti devi... Puoi ancora... Ma aggravata da cosa? È aggravata. Ok, tu non ti preoccupare, Zeppola, è aggravata. Hai davvero detto in live pedofilia aggravata? Sì, aggravata. Quindi questa è l'unica cosa che dirai, Parallelepiped?
realmente hanno intervistato un mio conoscente, LOLs. Madonna, che paura, Ash, madonna. Non si pente di nulla. Ho cercato FNAF su Rule 34. Allora, ragioniamo. E io direi leggermente colpevole. La butto là, La butto là. Condannato all'ergastolo non per aver rapito dei bambini, ma per perché ti piace FNAF. Comunque ti saluta Ren. Manda un bacione a Ren da parte mia. Chat, però, adesso ho bisogno del vostro voto. Ok? Ok? 0 se colpevole, 1 se innocente. Ora, ha guardato FNAF e... gli piace FNAF. Terribile. È terribile, davvero terribile. Davvero, davvero terribile. Disgustone. Davvero disgustone. È innocente. Come vi permettete? A me quello innocente. Ha detto che c'ha che ha cercato FNAF su... ho sbagliato? Ah, scusate, ma io ho messo... No, ho sbagliato. Sono stupid. Sono stupid. Ho messo innocente. Ma sono... Very stupid. Vabbè, ragazzi, ci si sbaglia un po' tutti delle volte. Perché magari delle volte... Allora, innanzitutto ordine in aula, no, io non mi sbaglio mai perché sono il giudice perfetto. Volevo dire che l'ho messo innocente perché... questo qua era proprio insalvabile, proprio. Cioè, se potevo appigliarmi a qualcosa negli altri, a questo qua proprio... Vabbè, ragazzi, Big Baboon. Allora, andiamo avanti. Ma quindi anche il giudice piace FNAF. E così facevano Freddy Fazbear. Maurizio, state calmi. Non mi chiamare Gibbone, Ash. Non mi chiamare Gibbone, davvero. Non mi devi chiamare Gibbone, per piacere. Gibbone lo sappiamo, ce n'è uno unico e solo. Ok? Chiusa la storia, baci, ci vediamo. Ragazzi, comunque mi mancano 5 sub, mancano 5 sub e mi taglio il piede in live. Mi raccomando, punto esclamativo Prime, James. Ah, e se stai guardando questo video su YouTube, metti mi piace, attiva la campanella, iscriviti al canale e commenta con, scrivendo Skibidi Baba Badu, io sono il giudice e non tu. Fucking hell, sono proprio stupido. Allora, Ombrellino, finalmente scontiamo la nostra disputa. Il sospettato ha comprato un biglietto di un cine per un cinepanettone. Siamo sotto Natale, ok? Il sospettato è sotto processo per... Insomma, dai. Allora, Ombrellino, prepara la tua difesa. Cinepanettone, so che siamo sotto Natale. Quello verde a destra sono io. Sei proprio tu, Magus. Cinepanettone, voglio sentire la tua difesa, Ombrellino. Prego. Sono tutto orecchie. E per tutto orecchie intendo che in realtà ho anche un corpo. Però ordine in chat, che vedo già qualcuno che sta scrivendo delle cose che non mi piacciono. Ok? Tipo, mi piace FNAF. Allora, io mi prendo dell'acqua. Verrete presi a caso, ragazzi. Venite presi a caso dalla chat, Little Billy, e dovrete difendervi. Ma venite presi a caso dalla chat. Dovete semplicemente essere attivi in chat. Il sistema vi prenderà e vi dirà tipo, ok, puoi giocare. Allora, Ombrellino, ci stiamo mettendo un po', eh. Hai ancora 20 secondi. Spero che il tuo messaggio sia molto convincente, eh. Bene, Ombrellino. Allora,
Grazie Cori dei 100, grazie infinite. Cori Ombrellino, sinceramente a me piace la commedia italiana. Vabbè, la leggo dalla chat. Sinceramente a me piace la commedia italiana e oggi su Discord con il mio amico ne stavo per vedere uno. Non solo, non solo, non solo ammette la sua colpa, ma anche con l'aggravante. Cioè oggi stava anche per guardarne un altro. Colpevole, con aggravante. Come si chiama quando tu rifai lo stesso coso? Aspetta, lo chiedo a Google. Ok Google, come si dice quando un criminale commette lo stesso crimine? Si chiama Skibidi Toilet, questa è la legge. Cattivo si chiama. Cattivo, sei cattivo. Ti ha mandato a quel paese, sì. Little Billy, grazie mille. Ma se tipo faccio così mi prende con più probabilità. Non lo so, Little Billy, vedremo. Prende a caso dalla chat. Tu continua a scrivere, a partecipare in chat e verrai preso. Ombrellino, per me sei fottutamente colpevole. Brother, mi dispiace. Cinepanettoni, Christian De Sica, Massimo Boldi, quei personaggi lì, sai, mi mandano i matti, mi fanno tutto spaventare. Allora ragazzi, 0 per colpevole, 1 per non colpevole. Ombrellino, questa non la dovevi fare. Anzi, adesso, considerata l'aggravante, ti do proprio il massimo della pena, il massimo della pena che ti posso dare, ovvero 6 giorni. 6 giorni di carcere. Reclusione. Ombrellino, non mi convinci. Non mi convinci. Mi spiace. La chat parla chiaro. 6 giorni, perché è il massimo che posso dare. Banno per 6 giorni. A Ombrellino glielo darei. Gli spaccherei la faccia nel real life, Ombrellino. Sto scherzando. Oddio. Niente audio saluto. No, glielo devo fare, che è da 2 settimane che me lo chiede. Cori, grazie dei 145 bit. Bacione. Sto scherzando. Raga, sto scherzando. È tutta una burla. Questa sera, gaming. Allora, rimbocchiamoci le maniche e passiamo al prossimo sospettato. Ok? E non mi fate arrabbiare, eh? Vi spacco il martello in testa? Scherzo. È solo un sound effect, raga. Non ho nessun martello. Allora, basta guardarmi. Te lo faccio, non ti preoccupare, Ombrellino. Ecco. Bravi, ragazzi. Bravi. Ora, calmi. Prossimo. Allora, vediamo un po'. I am Gnomo, che tra l'altro c'ha la stessa scopolella di Pacciani. Ok? Il sospetto si intrattiene regolarmente con prodotti di stampo estero. Il sospettato è sotto processo per aver masticato le estremità di una action figure di un anime in costume da bagno. Bro, tutto a posto. È tutto a posto? Cioè, hai mangiato i piedini delle anime girl? Bro, cioè, è un po' brutta, Gnomo, eh? Un po' brutta, eh? Cioè, andare a casa a trovare... Bruttina. Allora, innocente perché sono macchiato dello stesso... No, Zippola, no, non voglio immaginarti in quella città. Allora, signori, cominciamo piuttosto male, eh? Gnomo, a te la difesa. In chat puoi scrivere e puoi difenderti dalle accuse. Qua è tosta, eh? La difesa deve essere incredibilmente... Cioè, è proprio... Non si può scalfire la difesa.
Mi piace la pizza wurst e le patatine e non penso sia per bambini. Chiaro, chiaro gnomo, chiarissimo, nessun problema. Se posso avere qualche... noi siamo però davanti alla corte d'assisi e lei è imputato di aver masticato i piedini di un anime girl. Quindi se per cortesia noi condividiamo il fatto, noi condividiamo. Però, insomma, gnomo, si difenda dalle accuse piuttosto che... Insomma... Ma soprattutto esigo delle prove. Abbiamo le prove. C'è una statuina masticata di una anime girl con i piedini mangiucchiati. Ora, se per lei, guardi, si difenda con una frase più... perché poi, guardi, è molto grave la sua accusa. Quindi, innocente perché è un'egiziana. Allora, non si è riuscito a difendere del tutto. Ma la saliva è la sua? Ulla, questa è una bella... Io la volevo volevo disgregarla. No, non è incinta. Non è incinta, Magus. Stop, stop. Non è incinta. Non possiamo difendere tutti dicendo che sono incinti. Allora. Qua è tosta, eh. Qua è tosta. Qua è brutta, eh. Qua è brutta. No, ragazzi, non è incinta. State calmi. Non è incinta, non l'ha palesato. Non l'ha palesato nella sua difesa. Non l'ha palesato, sei incinta. Ok, allora. Innocente perché è basso. Allora. Effettivamente. Allora, innanzitutto, il fatto che gli piace la pizza, wurst e le patatine... Questa cosa qui mi tocca un pochino nel profondo. È giusta, è una considerazione giusta. Ma soprattutto il fatto che esige delle prove, questo mi fa capire che ci capisce almeno un tantino di corte e di avvocazio, come si dice, no? Lui è probabilmente Angelo Greco in... mamma mia che arbusto che sei, what? È probabilmente Angelo Greco sotto mentite spoglie. Allora, signor Angelo Greco, noi l'abbiamo scoperta. Era tutto un prank. Non si preoccupi. È innocente. Va bene? È innocente. E lui è Angelo Greco. Ragazzi, per me è innocente. Angelo Greco. Potete votare 0 se volete colpevole e 1 se volete innocente. Ragazzi, è Angelo Greco. Non possiamo batterlo su una corte. Nemmeno io che sono il giudice posso giudicarlo colpevole. È Angelo Greco, l'intoccabile. Il famoso avvocad. Che tra l'altro non mi ha risposto alla storia, bastardo. No, sto scherzando. Ecco, adesso immagino Angelo Greco che mangia i piedini anime. Allora, lui lo può fare. Penso lui lo possa fare. Proprio perché è Angelo Greco, ok? No, vabbè, Greco Angelo. Allora, ragazzi, come posso vedere, insomma, voi siete d'accordo con me. Angelo Greco non si tocca, ragazzi. Questa è la legge. Immaginate che schifo, Angelo Greco che si mette in bocca un pupazzetto di un anime girl con le, come si chiama, il costume da bagno. Ma che schifo. Ma poi che cazzarola mi sono fumato quando ho scritto questa cosa. È disgustosa, non so come non ho fatto a cringiare da solo. È tremenda. Comunque la legge è la legge. Ok. Siamo d'accordo. Andiamo. Questa non è la... Allora, si è fumato uno schibbi di toilet. Dai, la probabilità. Allora, pronti ragazzi, eh? Prossimo. Stri. Buonasera, Stri. Qua ti voglio. Stri, se sei in chat, dato che non t'ho visto, non ho visto il nome. Stri Ghost, buonasera. Ovviamente ti chiamerò solo Stri. Stri. Allora, il sospetto dedica gran parte delle sue giornate intrattenendosi su YouTube. E fin qua, niente di... Niente. Ok? Il sospettato, la sospettata, è sotto processo per aver definito Salvatore Cinquegrana, in arte su Real Power, uno YouTuber migliore di Mirko Alessandrini, in arte Codice Xuderone.
No, aspetta, ho sbagliato. No, in arte Ciccio Gamer 89, ok? Ok, ora, Stri, preparati, ok? Allora, signori, signori, Salvatore 5 Grana, meglio di Mirko Alessandrini? Non lo so, ditelo in chat o scrivetelo voi nei commenti. Non so, non so voi, non so voi. Stri, per favore, difenditi, per favore. Surreal Power, meglio di Ciccio? Ciccio però li ha fatti 100k di spettatori in live su Fortnite. Ok. Stri, tutto tuo. Edoz mi dice: allora signori, io mi pongo a difesa dell'accusato per affermare che ogni individuo è intitolato di avere le proprie opinioni. In quanto sia Surri e Ciccio sia iconici titani di YouTube Italia, io dichiarerei al signor Stri innocente. Allora, che guardo YouTube tutto il giorno è vero, però posso confermare che non seguo nessuno dei due canali. Basta guardare le mie iscrizioni. Aia, 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 aia. Allora, Stream. Possiamo trovare un accordo. Tu, in questo preciso istante, ok? Preciso istante, possiamo trovare un accordo, ok? Tu in questo momento vai a iscriverti al canale di Ciccio Gamer 89, mi mandi la foto su Discord, non lo so dove, la troverà Magus per me, vero Magus? Mi mandi la foto su Discord che ti sei iscritto al canale di Ciccio Gamer 89 e io ti dichiaro innocente. Sei d'accordo, Stri? Immediatamente, tu ti iscrivi a Ciccio Gamer 89, non mi interessa se guardi video, non mi interessa niente, però vai a iscriverti. Ok? Un momento. Pensaci bene, eh? Perché se no sei colpevole per me, eh? Te lo dico già da mo'. Tu ti iscrivi. E poi basta che sei iscritto al canale Ciccio Gamer 89. Ragazzi, codice Xuderone in chat. Fai così. Fai così. Mandi la foto su Discord. La recupera Magus. Perché puoi mandargliela in privato e a me no. Ok? Sentiamo. Codice Xuderone, raga. Qua è tosta perché... Allora, il discorso è questo. Non ha ancora risposto. La starà facendo. Se lo fa, giudicata immediatamente non colpevole. Si è... Attenzione, l'articolo 13... Stasera mi stai facendo il pisciante. Attenzione, l'articolo 3 della Costituzione italiana dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. E che me ne fotte a me? Mica sono io la politica... La cosa italiana, scusami. Io non seguo la Costituzione italiana. Io seguo la Costituzione di questa stream, ragazzi. Prego. Stream non risponde, eh? Guarda su WhatsApp. Arrivo. Signore e signori. Signore e signori, come si ruota il telefono? Signore e signori. Ma Stri, ma che browser hai? Stri ha fatto l'iscrizione, non si vede. Lo farò avere all'editor. No, vabbè, ma lo devo far vedere alla chat. Stri ha fatto l'iscrizione. Ma perché ti ami? Aspetta, ho un'idea. Ha fatto l'iscrizione a Ciccio Gamer 89. Abbiamo le prove. Signori, per me, Stri non è colpevole. Votate pure in chat il fatto che Stri sia colpevole o meno. Io nel frattempo vi faccio vedere come ha fatto davvero quello che le ho chiesto. Iscritta al canale di Ciccio Gamer 89. Immagine. No, Paolo Bonolis non mi serviva. Dove sta? Immagine. Eccolo qua. Signori. Come potete vedere, Stri ha fatto l'iscrizione al canale di Ciccio Gamer 89.
Guardate, la metto qua. La potete vedere tutti. Potete essere d'accordo. Paolo è ovunque. Perfetto. E come potete, come volevasi dimostrare, anche la chat è stata unanime proprio con il mio voto. Grazie, ragazzi. Grazie. Cheers. È una storia a lieto fine, effettivamente. È una storia a lieto fine. Ragazzi, mancano 4 sub e mi taglio il piede in live. Possiamo farcela. Sei il Prime. Guarda che ti vedo. Guarda che ti vedo che non hai usato il Prime. Ti vuoi vedere tutte le pubblicità che mette Twitch perché io non le posso controllare? Fai pure. Fai pure. Fai pure. Vuoi essere l'ennesimo baboon che non ha utilizzato il Prime questo mese perché... Oh, ma me lo tengo, me lo tengo. E poi non l'ha utilizzato? E questo, se non vi ha convinto, non so che cosa vi convincerà. No, Cori! No, no! Dovevo esortare il Prime! Non volevo che... Vabbè, grazie. Grazie per i 2 abbonamenti regalati. Dovevo esortare il Prime. Era il fatto che le sub sono gratis con il Prime. E ci sono questi baboon che non lo utilizzano. E allora volete continuare ad essere baboon per il resto della vita? Ragazzi, è arrivato il momento. Mi taglio il piede. Mi taglio immediatamente. Grazie, Cori. Grazie infinite per altri 2 abbonamenti regalati. Veramente. Ragazzi, finalmente mi taglio il piede in live. A fine live, eh. A fine live. Mi taglio il piede. Fine live, mi taglio il piede. Tra l'altro, ragazzi, vi voglio ricordare una cosa. Dato che adesso siamo tanti, oggi siamo tanti, perché a quanto pare siamo in home page di Twitch. Wow. Vi volevo ricordare una cosa. Stupido baboon che non sono altro. Domani esce un video sul mio canale YouTube che si chiama La terribile verità su YouTube Kids. È un video veramente molto, molto, molto lavorato. Quindi se volete andare a mettere, attivare il promemoria, punto esclamativo YouTube, attivate il promemoria, perché ci ho lavorato tanto e se quello non mi ripaga di un mese di stipendio, cosa che assolutamente non succederà perché non faccio le views di CiccioGamer89, lasagne. Un video che sarà caotico, sarà assolutamente caotico, come al solito. Signori, prossimo. Mi metto a piangere, certo. Smash! Smashale! Smash. Si è ricordato di dire di iscriversi? No, lo dico tra poco. Gamer. Allora, questa, se non l'avete capito in chat, è la lingua dei veri gamer. Chi non ha capito il messaggio? Non lo so, ragazzi, eh. Allora. Ora. Sto sputando fatti, lo so, ragazzi. Lo so. I veri gamer hanno capito che cosa c'è scritto. Ok? Quindi ora lascerò a Smash la possibilità di controbattere. Vedremo che cosa dice. Le accuse sono piuttosto gravi, eh? Mm? Non voglio essere proprio... Voglio essere trasparente con voi in chat, anche chi non sa la lingua dei gamers. Le accuse sono piuttosto gravi. Smash, lascio che tu ti difenda. Qua è tosta. Perché effettivamente la lingua dei gamer serve per capire. Ecco, esattamente, ombrellino, è quello che pensavo io. Mamma mia, che vergogna, mi viene da vomitare. Le accuse sono gravine, eh. Allora io voglio sentire prima che cosa dice Smash e di cercare di capire cosa sta succedendo, perché magari ha una buona difesa. Se fa una buona difesa, io, guarda, lo lascio. Però se...
Mancano 30 secondi, smash, eh? Meglio che scrivi la tua difesa. Qua se no è brutta. No, se no non va bene. Smash, mancano 15 secondi, eh? Allora. Gamer. Gaming game. End. Qua è dura, eh. Qua è gamer. Fatemici pensare, eh. Mr. Game & Watch. Lui la sa la lingua, la sa. La sai, Smash. Gamer. Voi che non conoscete la lingua dei veri gamer, usate il traduttore gamer. Sì. Ma se volete uso Google Traduttore, eh. Se volete ve lo uso un attimo, aspettate. Allora, fatemi scrivere come ha scritto lui, perché sennò qua... Allora, scriviamo la lingua dei gamer. Sto scrivendo come ha scritto lui. Grazie, Cori, dei 95 bit. Allora, signori, allora. Allora, come potete vedere, il messaggio in inglese è questo. Vi faccio leggere. No, scusatemi, nella lingua dei gamer, non in inglese, che stupido. Allora, il messaggio è questo. Dove sta? Come si fa ad ascoltare? Eccolo. Gamer. Chiaro, chiarissimo. E adesso vi faccio sentire la traduzione. E vi faccio sentire. Ma Dio santo. Lo sto traducendo. Pensavo fosse difendibile, ma dopo questa difesa... Allora, io vi voglio... Voglio... Allora... Vi faccio sentire la difesa. Allora, l'ho tradotto... Questo è Google Traduttore, eh? Google Traduttore. Quello che vi ho fatto sentire prima, eh? Allora, fatemi togliere la cosa che si toglie questo... Ecco, perfetto. Allora, vi faccio sentire la difesa. Scrivo le poesie ma faccio anche torte. Se volete ve ne faccio una e ci metto la cialda di Goku Super Saiyan 3. Qua è dura, eh. Smash. Not guilty. Però mi devi fare la torta con la cialda di Goku Super Saiyan 3, ok? Per me va bene. È riuscito a corrompermi, ragazzi. È riuscito a corrompermi. Solo se al cioccolato, ovviamente al cioccolato. Ma creatore, tu sai fare la sfera Genkidama? No, ma mi sto allenando. Innocente, con la torta. Grazie ragazzi, votate pure in chat, vi faccio risentire il messaggio per chi non avesse, per chi non fosse convinto, eh. Scrivo le poesie ma faccio anche torte. Se volete ve ne faccio una e ci metto la cialda di Goku Super Saiyan 3. Raga, la cialda di Goku Super Saiyan 3 è tanta roba.
Per me è non colpevole. La cialda con Goku è incredibile. Scrive le poesie e fa anche le torte. Buonasera, Bibbo. Scrivo le poesie, ma faccio anche torte. Come voleva si dimostrare, ragazzi. Smash questa volta non è colpevole. T'ha salvato la cialda di Goku. T'ha salvato la cialda di Goku. Tanti auguri. Scrivo le poesie, ma faccio anche torte. Top frase. Goku, mio padre. No, non mocciare in chat, eh. Non mocciare in chat, per favore, eh. Non scrivere Goku mio padre, per favore. Non si moccia in questa chat. No, no. Allora, vediamo chi esce. Bravo comunque, Smash. Bravo, bravo. Allora. Novafer, benvenuto. Benvenuto. Leggiamo le accuse. Il sospetto sostiene che Lion VGF, per chi lo stesse chiedendo, Lion VGF non è per bambini. Il sospettato è sotto processo per reato di YouTube Kids. Allora, ordine in chat, calmatevi. Calmatevi, chat. Dalle cialde ai Wafer. Allora, Wafer. Qua è brutta forte, eh? Ok? Reato di Lion. Qua dobbiamo ragionarci un attimo. Allora, per questo dobbiamo vedere il nuovo video. Guardate il video sul canale principale. Spider Dog, grazie mille dei 6 mesi. Mua! Mille baci per te, brother. Mille baci. Allora, Wafer. Difenditi pure adesso in chat. Sei stato accusato di reato di YouTube Kids. E ho detto tutto. Qua è brutta, eh? Brutta. Grazie infinite comunque, Spider Dog. Ti meriti un bacione. Siamo quasi a 9 mesi, bro, eh? Non rompere la streak. 9 mesi, facciamo un bambino, lo chiamiamo come vuoi tu. O come voglio io, dipende. Allora, Wafer. Wafer rischia di diventare la farcitura della torta di Goku Super Saiyan 3. Bene. Creatore, piccola confessione. Oggi ho fatto una mezza partitina a Hitman e ti ho pensato. Sarebbe l'apoteosi del caos se giocato da te. Lo giocai tantissimo tempo fa sul canale principale, Hitman. Era tanta roba. E a fine live mi taglio il piede, raga. E qua Wafer... Vostro onore, Lion non è per niente un creatore di contenuti diretto ad un pubblico di infanti. Il fatto che il signor Ettore Cano tenga i colori ben saturati è per fargli vedere bene nelle caverne su Minecraft, perché è buio. Se credete di potermi contraddire dicendo che sono un infante, vi informo che svolgo la professione di giornalista. Questa corte dichiara che non me ne frega un cazzo. Wafer non si è difeso. Scusa, non volevo essere brutale. Scusa. Allora, Wafer, niente difesa, niente cosa. Mi dispiace. No, è che ha scritto un messaggio ben fatto. Probabilmente il messaggio più articolato di tutti i miei 2 anni di Twitch. No, 1 anno di Twitch. Veramente, skippo. Spiace. Per me, comunque... davvero terribile. Tanto era colpevole, ragazzi. Roccovano. Spero che tu sia in chat, Roccovano. Non è andato. Bro, dovevi solo scrivere un messaggio. Salve, sono Edwards. Sapevi di avere dei diritti? La Costituzione dice che ce li hai, e così dico anch'io. Bah, hey, in questa chat sono io che ho detto i diritti, e indovina un po', voi non ce li avete. Allora, signori. Sì, siamo in home su Twitch, quindi credo Startlet sia il fatto di quello. Comunque, allora, Roccovano, ci sei? Ok, perfetto. Il sospetto. Allora, fatemi ringraziare. Grazie Frank Amato per il Prime. Mille baci per te. Grazie infinite del supporto. Il sospetto
ha annunciato il suo colore preferito più volte ad alta voce. Il sospettato è sotto processo per essere spagnolo. Aia. 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 Bellissimo colore, eh? Per carità. Ma in spagnolo. Allora. Allora, Rocco, difenditi. Vostro onore, se l'accusato presenta una cittadinanza di origine spagnola, portoghese o messicana, si possa dichiarare innocente. In caso contrario, lo segnalerei come atto bannabile e controverso. Sono daltonico. Ok. Amplia un pochino il discorso, perché sono daltonico col nero. Innanzitutto il daltonismo. Allora, vediamo un pochino. Ok Google. I daltonici vedono il colore nero? In base al sito IAPB Italia Onlus, le persone affette da acromatopsia hanno una visione monocromatica in bianco e nero, perché non percepiscono né il rosso né il verde né il blu, mentre coloro che sono colpiti da protanopia, deuteranopia o tritanopia hanno una visione bicromatica, in quanto non percepiscono uno dei tre colori primari. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi comunque, Madonna, ti sei chiuso. Ti sei chiuso da solo. È vero, Magus ha ragione. E immagino dire ok Google nel 2023. Ma stai zitto! Ma perché? E che cosa devo dire? Scusami, per chiamarlo? Certo che devo chiamarlo. La morale della live, Google. Certo. Allora. In parole povere, gamers. Per me, vieni giudicato come colpevole di aver urlato il tuo colore preferito, che suppongo sia uno solo, considerato il fatto che sei daltonico, e il fatto che tu sia daltonico ti ha fatto dire in spagnolo una parola che non si può dire. Quindi, qui da Franchino il criminale, io te dichiaro colpevole. Chat, votate. Votate, raga. No. Qua dovete votare. Colpevole, 0. Non colpevole, 1. Quello che hai detto, ehi Google, e mi oh, qua è tosta. Ezio Greggio è un grande giga chad. Ma che stai dicendo? Non sono d'accordo. Gamers non è una parola povera, ma ricca di significato. Non vi permette... Ah, no, ma io infatti non ho detto nulla. Colpevole di Lega Salvini Premier. Io sono veramente daltonico. Tritanopia. Quindi tu vedi... Non mi va di rivedere. Signori, quest'oggi sono arrivato a 500 di reputazione. Vuol dire che voi mi ritenete capace, un giudice capace, degno di questa corte. Grazie ragazzi, buoni. Reato di favoritismi per qua... Caso chiuso. Gigi D'Agostino, esattamente. Prossimo. Le bull. Allora, il sospetto ha scollegato una chiavetta USB senza rimuoverla in modo sicuro. Le bull. Il sospettato è sotto processo per l'incendio doloso di 14 edifici. Tipico di Le Bull. Completamente tipico di Le Bull. Le Bull, per favore, che la tua difesa sia impeccabile. Perché questa volta non te ne andrai, questa volta solo dicendo una poesia. Ricordiamocelo, eh? Reato penale di incendio doloso. 14 edifici. Perché ha fatto scappare la cosa. Le Bull.
A te la difesa. Qua è tosta, 14 edifici, per aver staccato la chiavetta in modo non sicuro, Qua è brutta, brutta brutta. Non te la caverai stavolta con una poesia bella e buona, Vedremo, vedremo. Questo non è solo il reato, ma peccato mortale, eresia, blasfemia e non solo, oserei dire, marachella. Reato di marachella, raga. Marachella, incendio doloso, 14 edifici, oddio. Una piccola birboneria. Raga, non commettete il reato di mocking, per forza. Le bulle. Le bulle, a te la difesa. Mancano 20 secondi, le bulle, il tuo messaggio. Ragazzi, le bull mattacchione. Dovevo fare un quartiere stile Le Corbusier. Le bull. Ma dovevi fare un quartiere Le Corbusier, dovevi, e hai incendiato degli edifici. Ma era almeno una, un, come si chiama, un incendio controllato. Hai fatto, incendiato 14 edifici, un quartiere intero, e dovevi... Allora, non era necessario abbattere gli edifici, d'accordo, d'accordo. Allora, le bull, allora, le Corbusier, purtroppo l'accusato così ha ammesso la colpevolezza, però ha dato una giustificazione. Che dobbiamo valutare. Allora, numero uno. Fortunatamente, continuo a credere, caro Sedia, che hai bevuto un po' troppo oggi, l'acqua. Ma le abbiamo chiesto alle bulle se fosse incinto? No, ma non l'ha messo agli atti, quindi per quanto mi riguarda non rientra nella sua difesa. Allora, no, ragazzi, smettetela di questa cosa di essere incinta. Allora, le bulle. Ricordiamo. Ha scollegato una chiavetta USB e ha causato l'incendio doloso di 14 edifici, ok? Tuttavia, Carole Bull ha detto che l'ha fatto volontariamente perché doveva realizzare un quartiere stile Le Corbusier. Ora, per chi non sapesse chi è Le Corbusier, è un famoso calciatore dell'Italia, anni 20 circa. Ha fatto reato di architettura. Sostanzialmente. Ora, le bull. Ti devo dire, a me piace Le Corbusier. Quindi questa volta ti devo dichiarare non colpevole. So che sono morte delle persone, so che sono morte delle famiglie, però questa volta devo dire, Le Corbusier mi piace. Cioè, secondo me un quartiere ci sta. Votate. Corrotto. Colpevole 0, innocente 1. Ah ragazzi, a me piace Le Corbusier. Alla fine ci sta, cioè sono morte delle famiglie, sono morti dei bambini, però raga, effettivamente un quartiere stile Le Corbusier deve essere fico. La cosa che mi fa più ridere è che in live ti insulto, ma poi in chat sui G ti dico un botto di cose non da me. Lo so, ma sei veramente un patatin. Allora, come possiamo vedere, allora, rip le famiglie, F alle famiglie in chat, ma il quartiere stile Le Corbusier andava fatto, rip F in chat per le famiglie, gli facciamo un F in chat e pace e buona serata, ok? F in chat. Grazie Cori per aver regalato l'abbonamento alle bull, che aiuterà nel suo nella sua carica nel cercare di fare questo quartiere stile Le Corbusier. F in chat, mi raccomando, F in chat per le famiglie. Abbiamo fatto abbastanza F in chat, le famiglie sono state commemorate. Basta così, ragazzi. Meno bambini, meglio così. Oh, guarda un po' chi abbiamo qua. Zeppola. Tra l'altro con lo stesso reato di prima. Allora, Zeppola.
Il sospettato sostiene che Lion non è per bambini. Il sospettato è sotto processo per reato di YouTube Kids. Detto da te poi, detto da te Zeppola. È qua è giurisdizione, eh? Questa è la mia giurisdizione, eh? Zeppola, qua è brutta, eh? Qua è brutta, eh? Allora. Zeppola. Sei un uomo sposato. Ti lascio difendere, eh? Ma sei un uomo sposato. Pensaci bene a quello che stai per dire. YouTube Kids, Lion non è per bambini. Sono accuse piuttosto gravi, ok? Vediamo. Zeppola, sei incinta. Wow! La difesa è forte. In mia difesa non ritengo Lion sia per bambini, in quanto Lion è per neonati. Wow! Objection bella grossa. I bambini hanno un certo livello di gusto. Per esempio, io da bambino odiavo Hulk Hogan. In mia difesa non... l'avevi spammato due volte. Per esempio, io da bambino odiavo Hulk Hogan. Zeppola. La difesa più forte che io abbia mai sentito stasera. Complimenti. Cioè, ti sei rigirato la cosa, hai rigirato la frittata, hai sconfitto il sistema, sfondato il patriarcato, ucciso il capitalismo, esploso il comunismo, hai... Per me, mio caro Zeppola, sono imbattibile nelle supercazze. sulla parte di Hulk Hogan mi hai un pochino toccato. Per me, Zeppola, buona scrittura, convincente, bravo. Difesa ripetuta, tra l'altro, ha beccato proprio il bloccone. Per me, signore e signori, Zeppola si becca l'innocenza. Ora vi lascio a voi chat. Votate. È entrato a gamba tesa. Cioè, lui sapeva già che come colpire. È incredibile. Ha sfidato la logica di questo gioco. È incredibile. È senza dubbio innocente. Il signor Zeppola è dubbio innocente in questo caso. Questa è una difesa tanto brillante che nemmeno Saul Goodman poteva arrivarci. Signori, 0 in chat per colpevole, 1 in chat per innocente. Incredibile, incredibile difesa, Zeppola. Veramente incredibile. Mamma mia. Cioè, io non voglio vederti in corte. Cioè, mi immagino te che qualunque cosa che hai fatto riesci a... Allora, signor giudice, qua non mi piace come... Bravo. Allora, fatemi bere, sto veramente morendo. Quest'oggi, signori, sono proprio tutto schibi di toilet. Tanta roba. Top 10 best moments in court. Tra l'altro era stata... Se me ne fate un'altra di quelle animazioni, non lo so, mi ha scritto poco doggo, non so che cosa. Allora, glu glu, it's time for glu glu. Cheers. Allora, next. Grande Zeppola comunque, incredibile. X Joy. Signori. Allora, il sospetto è un membro di un'associazione per i diritti sugli animali. Il sospettato è sotto processo perché si presume sia un furry. Io non so, No, raga, qua è dura. È pazzesco.
È incredibile, è molto grave questa, eh. Mi sto... Sto sudando. Allora. Sospettato di essere un furry, eh. Allora, Joy, in chat, fatti vedere. Fatti vedere. Scrivi. La tua difesa, adesso in chat. Brutta, eh. Brutta. Qua... fa parte del PETA, è per forza colpevole. No, non... che problema c'è a essere furri? Anche i miei genitori lo so. Vostro onore, per quanto la partecipazione a un ente della difesa dei diritti sugli animali è alquanto nobile, essere furri è una delle accuse più gravi nel mondo giuridico odierno. Pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo. Ma ora voglio la difesa di Joy. Joy, se sei in chat, scrivi. È brutta, eh? Brutta. Il sospetto... membro di un'associazione sui diritti degli animali, quindi deve essere per forza un furry. Deve essere per forza un furry. Hai 7 secondi, Joy. 7 secondi. Non ce l'ha fatta. Joy, ma sei incinta. Signori. Joy. Non si è difeso. Questo significa. Vediamo, ma ricordiamo anche alle persone normali come me che si disegnano come papero stile Looney Tunes se viene considerato un furry. Sì. Sei un furry. Sì, sono incinta. L'unica difesa di Joy. Sì. Sono incinta. Ulla. Si è difeso in chat, guarda i messaggi. Vabbè, ma era finito il tempo. Dove sta? Messaggi di Joy. Allora, Joy. Joy. Si vanno a vedere tutti i messaggi? Ah, ecco, basta vedere così. Allora, se mi posso permettere, l'unica cosa da furry che ho in casa è un pigiama a forma di squalo. In ogni caso, gamer. Aggiunge, sono incinta, cieca e al 9° mese di gravidanza. Ha un pigiama a forma di squalo. E su questo potevamo sorvolare. È incinta e cieca e al 9° mese di gravidanza, Joy. Ma come innocente. Però è furry, raga. Raga. C'è una sola accusa. Che le donne incinte non possono assolutamente, dalle quali non possono assolutamente dichiararsi innocenti. Ed è l'accusa di essere un furry. Quindi, mi dispiace. Ma Joy, questa sera, per la tua associazione ai furri, devo dichiararti assolutamente colpevole. Ordine in chat. Votate 0 se colpevole e 1 per innocente. Mi dispiace, ma per me essere furri non va bene. No.
Vedremo. Dieci secondi. Questa sarà la più tosta. È incinta, cieca e al nono mese di gravidanza, Joy. Ci sta, eh? Beccatevi questa, chat. Beccatevi questa. La chat dice che io ho ragione. Mi dispiace. Puoi essere incinta al nono mese di gravidanza. Puoi anche avere tre figli. Non mi interessa. Non farò partorire un altro furry. Mi dispiace. Mi dispiace. Colpevole. Colpevole. Ovviamente sto scherzando, raga. No, sto memando sui furri. Lo sapete che cosa ne penso. Beccati questa. Joy. Non si fa. E questa me la salvo. Allora ragazzi, ti do ragione perché ti ho già fatto male con Hulk Hogan. Ecco, ecco, ecco raga, ecco. Allora signori, si mema, si mema, si mema. Starlet, buonasera. Vediamo che cosa ha fatto Starlet. Mi dispiace, furry content. Furry content. Allora, il sospetto ha evitato prontamente un bambino che rincorreva una palla sulla strada sbandando. L'ha evitato prontamente. Quindi, il sospettato è sotto processo per guida in stato di ebbrezza. Allora, aspettate un secondo. Allora, il sospetto ha evitato prontamente un bambino che rincorreva una palla sulla strada, però ha sbandato nel farlo. Quindi è accusato di guida in stato di ebbrezza, perché ha sbandato. Se l'avesse preso in pieno, non ci sarebbe stato niente di male. Chiarito questo, possiamo andare avanti. Starlet, prego. Prego. Esatto, Cori, doveva tirarlo sotto. Se l'avessi tirato sotto, allora non l'avrei accusato di guida in stato di ebbrezza. In questo caso, l'ha evitato prontamente, però ha sbandato. Sbandato è una cosa da guida in stato di ebbrezza. E quindi niente. Vediamo, Starlet. Cosa vuoi dire? Vostro onore, come ben conosce, una delle migliori esperienze che può offrire la vita è quella conosciuta come drinking and driving. Io lo dichiarerei l'accusato innocente in quanto non ci sono state perdite e danni importanti. Intanto è Star e non Start, ma a me piace Start, essendo che il mio nome è Stella. Starlet, va bene. Da questo nome possiamo dedurre che io sia una donna e quindi io guido male anche se non sono in stato di ebbrezza, signor giudice. Stella. Allora, insomma, qualunque cosa io dica per, dato che hai detto tu questa battuta, qualunque cosa io dico da adesso in poi, le donne non esistono guilty, vero? Raga, le donne non esistono, che stupido che sono. Ragazzi, colpevole, le donne non esistono e di certo non sono in questa chat. Di conseguenza possiamo dire che nessuno ha le prove effettive per incriminarmi. Sentiamo, chat, colpevole o innocente? Sentiamo. No, non esistono, le ragazze non esistono, mi spiace. Le donne su internet non esistono, è una delle regole di internet. Eh già. Auguri. Non esistono su Twitch perché non esiste donna tanto culta da seguire la sedia a due gambe. È giusto. È giusto. Cookie, grazie. Grazie infinite dei 3 mesi. Un bacione infinito.
Il bro è maschilista. No, beh, sto memando, ragazzi. Sto memando. Memando. Le ragazze non esistono, ma l'accusato è incinta. Le ragazze non esistono, ma l'accusato è incinta. Per sapere. Va bene, ragazzi. Va bene. Allora, io... Sapete che quando giochiamo a questo gioco io mi scasso dal ridere, anche se effettivamente, Madonna Santa, comunque non va bene che non mi rispondi su IG. Bro, ti rispondo praticamente a qualsiasi messaggio. Ora, devi stare calmo perché me ne invia almeno 3 al giorno, quindi dammi tregua. Quindi un messaggio ogni tanto ti rispondo sicuramente, poi però se me ne invii tanti è difficile. Signori.